Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant, stiamo procedendo ancora con la run B, quindi con il finale B, e stiamo valutando il fatto di adesso controllare la posta per ritornare al cumulo di Ciarpame. Quindi andiamo a controllare la posta, dovrebbe essere arrivata... Esatto, il potenziamento della tua arma è completa, perfetto, armeria dei due fratelli. Più la richiesta personale, che noi già ovviamente sappiamo che cosa significa. Io controllo nel frattempo i fiori, che purtroppo mi si sono incrociati malissimo, che poi vabbè, detto così sembra essere ancora peggio detto in questa maniera, però va bene. Niente, detto ciò, ragazzi, andiamo al cumulo di Ciarpame e ci vediamo là. Eccoci qua, siamo dinanzi al boss. Ovviamente vi ricordo che se qui non avete preso l'arma è possibile recuperarla adesso, quindi... E dopodiché scendiamo. Vedete, c'è la traduzione. Dici, dai, forza, dagli una lezione. Madonna quanto è resistente. Vedete, sentite l'ombra. Dice ora basta. Se combatti verrai distrutto. Dice non posso vivere senza di te. Non voglio più vivere da solo. Vedete, c'è anche l'interazione di Tyrant. C'è anche la sua interazione. Questi sono tutti dialoghi che ovviamente prima non potevamo sentire, perché appunto non avevamo la possibilità di poterlo sentire. Adesso invece sì. Se non fosse per sta maledetta roba che si mette sotto i piedi, sarebbe un boss facilissimo da battere. Ma diciamo il campo elettromagnetico che mette i piedi lo rende estremamente difficile per coordinarsi bene coi movimenti. Questa ovviamente è la trasformazione in seconda fase, che diciamo ricordiamo. Comunque si nota che i boss ora sono un po' più resistenti, no? Si vede che già è una seconda run rispetto a prima. から瓦礫が落ちてくるぞ。避けろ。
E qui fuga, fuga, fuga. Dice, che stai facendo? Hai fatto abbastanza. Allora, fondamentalmente l'ombra non è cattiva. Cioè, avete notato come ha tentato di fermare più volte il suo amico? Non l'ha fermato per una questione di, diciamo, per una questione di salvaguardia nei nostri confronti. L'ha fatto più per una, per un fatto egoistico, perché non voleva restare da solo, ovviamente. Diciamo, io non voglio più vivere solo. Tu sei tutto ciò che mi resta. Dobbiamo vedere il mondo insieme, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il desiderio dell'ombra è più un desiderio egoistico. Però è così, cioè, nel senso, fondamentalmente non è cattivo. Cioè, ricordiamoci che quello quell'ombra è un bambino. Fermatevi, Bip è il mio migliore amico, basta fargli del male. Cioè, notate? Cioè, ce lo sta dicendo di fermarci. Cosa che prima non sapevamo, no? Non potevamo sapere. Ecco, è qua. C'è il dialogo aggiuntivo. Non sono abbastanza forte. Cioè, guardate come stiamo distruggendo i sogni e le realtà di ogni singola ombra che stiamo incontrando sulla nostra strada. Cioè, guardate quanto siamo cattivi. Credo. Credo. Sabishi. Bip solo, Bip piange. Un esempio di umanità. その辺でもういいだろ。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。わかった。わかったから。 Cioè, noi abbiamo distrutto praticamente il robot, abbiamo ucciso il ragazzino, abbiamo ucciso Khalil. Zoto kyoki dewa demo. E già. E abbiamo ottenuto anche il frammento, la legge della robotica. A questo punto, ragazzi, la soluzione è semplice. Ci sono le ultime... Esatto. Facciamo un salto al villaggio. Perché adesso qua ci sono soltanto gli ultimi due eventi che dobbiamo fare prima della risoluzione
del palazzo, ovviamente, del nostro Signore Oscuro, che finalmente avremo modo di capire cosa dice e sapremo quello che ci sta dicendo, cioè sapremo quello che ci dirà, sapremo quello che ci ha voluto dire la prima volta e vedremo anche Tyrant come reagirà a tutto ciò. Quindi andiamo da Popola e vediamo che succede. それにしても不思議ですね。魔物がどうして機械と一緒にいたのでしょうか。機械に指示を出し協力しておるようだった。何か考えがあったんでしょうか、あの魔物には。あの魔物が何を考えていようと殺した方がいいに決まっている。 Kainé sa la verità. Kainé, infatti, stava dicendo: in realtà la cosa è diversa. Però al tempo stesso dice: è vero, dobbiamo uccidere tutte le ombre perché? Perché lei è posseduta dall'ombra. E lei vuole sbarazzarsi dell'ombra che si è impossessata di lei. Quindi a lei non conviene dire cosa realmente pensano le ombre. E soprattutto cosa realmente sono le ombre. Perché non conviene, non le conviene. Cioè, se veramente noi sapessimo chi sono le ombre e cosa fanno le ombre, non uccideremmo mai l'ombra di Kainé, perché rischieremmo di uccidere anche Kainé. マモノが機械なんかを守ろうとするなんて馬鹿げた話だ。お前たちも気をつけろよ。私も魔物に支配されると仲間でさえ襲ってしまうからな。 違う。カイネはカイネだ。魔物じゃない。こやつの言う通りだ。下着女と魔物は違う。魔物は下品な言葉は使わないからな。ぶっ飛ばすぞ、クソガミ。もし魔物に支配されても僕が止めます。そうか。ありがとう。 Capito? Cioè, se dovesse prendere il sopravvento la tua ombra, ti fermerò io. E noi sappiamo benissimo che cosa è successo a Emil. Ecco perché Kainé si incazza anche. Non solo si incazza perché ha perso Emil, a cui si è affezionata, ma ha perso l'unica chiave che effettivamente poteva stoppare la furia di Kainé. O per meglio dire, la furia dell'ombra di Kainé. Questi sono tutti dialoghi che prima non abbiamo mai visto e né sentito, proprio perché sono inediti ed esclusivi della seconda run. E sarà così anche per le altre, la run C, la run D, ma soprattutto la run E, che è un qualcosa di totalmente nuovo in questa versione remaster, che è stata aggiunta di proposito per dare completezza alla trama e anche per dare un senso fondamentalmente a quello che è Nier Automata, tecnicamente. Quindi lo vedremo insieme. Ma per il momento andiamo da Popola. Introduzione di quello che stiamo andando a fare. Siamo tornati da Popola e lei ci ha informato che il traghettatore con la borsa rossa purtroppo non sta andando più al lavoro e noi già sappiamo qual è il suo triste destino, ma per il momento andiamo avanti. こんな大きな船が座礁するなんて。 なんだ？おい、誰かいるのか？咳？町の子供か？どこに？
Irunda. Conna tokoro ni kodomo ga. Moshikashite kimi wa kono fune ni notte ita kokai? Daijoubu. Sonna ni kowagaranakute ii yo. Konnichiwa, Luize. Are? Sono akai kaban dou shita nda? 船の中で見つけたのか。そういうお年頃なのかな。ちょうどいい。今日はパンの代わりにこんなものを持ってきたんだ。リボンだ。女の子が髪に結ぶものだよ。どれ、結んでやろう。 ほら、 できたぞ。 似合ってるじゃないか。 そこに落ちてるのは。 手鏡か。 これで自分の姿を見てみるといい。 そこの明るい場所なら見やすいだろう。 なんだ？ 嫌なのか？ そっか、日の光。 暗い場所に長い時間いたから 目が弱ってるのかもしれないな。 ずっとここにいさせるわけにもいかないか。 なあ、 いつかここを出て 一緒に海を見れたらいいな。 Così possiamo guardare il mare insieme. Ya, Luise. Kyō no bun no tabemono da zo. Dō shita? Onaka wa suite inai no ka? Sokka. Saikin amari tabete inai ga daijoubu ka? Yoshi. Ja, kore wa dō kana? ごめん、ごめん。これは歌というものだ。好きな歌を口ずさむだけで元気になれるぞ。歌は辛い人生をやり過ごす知恵さ。だから私は好きなんだ。 Ovviamente il riferimento non deve essere preso dalla canzone, ma è dalla musica. In realtà, lui non ha cantato una canzone, ha suonato. Qua ovviamente la traduzione è un po' così e così, ma qua si parla di musica. ただけだな。声が荒れているな。無理をするなよ。でもうまい、うまい。この町の灯台に知り合いが住んでいたんだ。 その人がこの歌をよく口ずさんでいたんだよ。手紙を配達しに何度も通ったから耳に残ってしまってね。随分昔の話だよ。Tra l'altro questo è il periodo corrente. Vedete che non è più con l'effetto filigrana, come se fosse una pellicola. Questo è ciò che sta succedendo nel mentre noi stiamo praticamente andando dal postino. Infatti c'era il tizio che dice io sono venuto qua per ritirare un pacco e invece adesso mi ritrovo a gestire la posta. Perché il postino in questo momento si trova qui. Moshikashite genkizukeyou to shite kurete iru no ka?
優しいな、ルイーゼは。奇妙な魔力を感じるな。お前も気づいたか、カイネ。ああ、これは魔物なのか。お前らしくもない。考えるより言ってみたらどうだ。カイネさん、どうかしましたか。いや、海岸の町から魔物のような気配を感じたんだ。町の中に魔物が。Ed è per questo che poi loro vengono a fronte mare e ci incontrano praticamente sulla spiaggia, cosa che faremo praticamente adesso. Quindi andiamo. Ed eccoli là. Kaine, Emil. どうしたんだ、二人が町の中に入ってくるなんて。急にすみません。カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配、魔物か。ああ、この先から音がする。だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。カイネ、どうかしたのか。いや、何でもない。さっさと行くぞ。E fino a qua sembra essere tutto abbastanza tranquillo, sembra essere tutto abbastanza identico. Ovviamente possiamo rushare tutta la parte, però la voglio registrare. Sì, entriamo. Tanto questa parte, anche se identica, la lascio per una completezza di gioco. Anche se nel frattempo. そういえば手紙は書けたのか。この前書き方を教えてやっただろう。まだか。まあ焦って書く必要はないさ。それにしても私も随分と懐かれたものだ。初めて会った時は何を考えているのかもわからなかったのにな。なあ、いろいろ考えたんだが、うちに来ないか。娘ができるのも悪くない。そうか、嫌だよな。残念だが仕方な。なんだ、床が濡れて。これは血？まさか。Ecco, è qui è dove il postino pensa appunto al fatto che lei sia entrata nel suo ciclo mestruale. Ed è qui che appunto Kaine. この匂いにどんな意味があるか。この船、至る所が腐りかけておるな。ああ、カイネ、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか。そうだな。エミール、カイネを頼んだぞ。はい、さ、行きましょう、カイネさん。Diciamo che l'odore che sente Kainé è molto più forte perché Tyrant
他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。È Tyrant che gliele fa. Oi. Ok, qui possiamo prendere direttamente la lanterna. Già sappiamo benissimo cosa fare, ovviamente. Qui possiamo andare avanti perché è tutto identico. Quindi non c'è problema. Ok, abbiamo preso la chiave. Nampa 当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先。Qui riaccendiamo. Una mela. E noi già sappiamo purtroppo a chi appartiene questa mela. Oh. Proveniva da sopra. Quindi saliamo. Qui vediamo le impronte. Quindi qua, ripeto, è identico a prima. Non c'è bisogno neanche che andiamo a guardare le altre stanze perché le abbiamo già guardate. No, che stai facendo? Sali. Qui non si apre. Poi qui possiamo, esatto, spostiamo, ok, qui possiamo entrare, tocchiamo il vaso, qua prendiamo le erbe medicinali, ah no, i 1000 pezzi d'oro, vabbè, non ci servono per niente però. Qui prendiamo la chiave. Perfetto. Mamono wa inai mitai da na. Kotsugo da. Hayaku machi no mono tachi o mitsukeru zo. Shiroi kon nani ka ki. E qua sentiamo appunto la ragazzina che suona. Quindi entriamo. Sentite la voce? Dove è andato? Che è la stessa voce che sentivamo anche noi la prima volta, però non avevamo la traduzione. Mi sembrava proprio la voce di una ragazza. Dice, dove è andato, dice il postino? Perché mi sento così? Ecco, noi solo adesso stiamo iniziando a sentire l'odore, mentre Kainé l'ha sentito dall'inizio. E questo grazie a Tyrant, che ha sviluppato le sue capacità a livelli disarmanti. Oi. Koko wa dou ya ochita toki ni. Ecco qua. Ore wa. Shiro. Yo. E qui purtroppo. Machi no. La triste scoperta. Kai ne ga. Mo. Basta guardare, ragazzo. Vedete Grimoire Weiss che ha questo tono anche paterno da un certo punto di vista nei confronti del protagonista. E qui. Dice, se n'è andato a causa di questo corpo? Thank you.
Ecco perché lei ha ucciso tutte quelle persone. Perché le mangiava. Per poter rimanere umana. Lei si è convinta, quest'ombra, che mangiandole diventasse più umana. Emir. Hai, cabe no ana kara naka ni hairimashita. Tsuta no makkura na kai kara mono oto ga shita node. Sumanakatta. Kai. Ah, soka. Va bene, qui possiamo andare avanti. Qui abbiamo già sentito quello che si dicono, non cambia nulla. Sono stata meglio. E qui, ragazzi, sì, cominciamo a vedere che cosa è cambiato. E come, soprattutto, è cambiato. この子、船の入り口で見た。待て。死体の転がる船の中に女の子。こいつ。この魔物はやばい代物だな。 この圧迫感ですらやつの吐息程度でしかないんだ。盛り上がってきたじゃないか。ええ。まさかカイネが感じていた気配は。あれ?君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を?ああ、実は最近 その女の子は外に出られるようになるまで。そうだ。そこのあなた。つかぬことを伺いますが、包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の。Qua già abbiamo capito. すみませんでした。 そいつに近づくな! そいつは! Vedete? No, aspetta! È una cosa che non sapevamo. Vabbè, si intuiva da un lato, eh? Perché lei comunque si fionda verso il postino. Solo che adesso abbiamo la conferma. Ma non solo. Sapremo anche tutto quello che dice mentre la combattiamo. E vi posso assicurare che è veramente un qualcosa di straziante, vi giuro. Tra l'altro, se qui non si scappa in tempo è game over, eh? Perché la nave crolla ed è game over. Non ve l'ho detto la prima volta, ma è difficile crepare qui, veramente. Perché i tentacoli sono veramente deboli e quindi non c'è pericolo, ecco. Esatto, sì, non ci inseguirebbe mai. Vai così. Esatto, non è proprio così. Questo già ne abbiamo parlato, perché il sole comunque gli fa danno, ma non in modo così evidente, perché vedete, lei urla in questo caso. Pensa davvero di essere una persona. Ecco qua. Non importava, non ero mai soddisfatta.
どこで何を吹き込まれたか知らないが、俺たちを空気満々みたいだな。顔のついた触手を狙うのだ。止まるな。Cercherà di mangiarci。切り刻むぞ。Ecco perché si è legata al postino. Io diventerò umana. Parleremo la stessa lingua. E staremo insieme per sempre. Lo sta facendo per lui, sì, per il postino, ragazzi. Per il postino. なんだ、あの大きさは。おGuardate quanto è enorme. Tra l'altro c'è... Diciamo che c'è la leggenda. C'è la leggenda del fatto... Dovremmo prenderlo in ostaggio. Vedete, è un piano di Tyrant quello di prenderlo sotto mira. Ecco perché Kainé poi prende come ostaggio il postino. Inoltre vi stavo dicendo che una teoria che narra appunto il fatto che l'ombra in un modo o nell'altro possa assumere delle dimensioni così grandi è dato dal fatto che la grandezza delle ombre dipenda dalle sue emozioni. Quindi più l'ombra ha delle emozioni che comunque vive o ha vissuto nella sua, diciamo, nel suo essere umano, più riesce ad aumentare la sua forma. Vedete, lei nel frattempo guarisce perché la battaglia è scriptata, come ben sapete. La battaglia è assolutamente scriptata. Quindi lei ogni tot si recupera energia. Qui adesso sono molto di più. Ok. Questa volta non ci ha preso con niente. Ecco qua, di qua.
不死身なのか。あれほどの攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ。E il fatto che lei possa sopportare questi attacchi è dovuto al fatto che è la sua volontà. Vedete, noi non la possiamo sconfiggere. È fatto apposta. È scriptato. È esattamente come nella prima volta. Anche se qua sono riuscito a buttarla giù, vedete che poi... Vedete perché gli dà la mano? Dice: finalmente potrò diventare umana. Mi hai chiesto di cantare. Mamono no uoki ga tomatteru. Yatsu no maryoku no chūshin. Toubu o mahō de tsuranuku no da. Omae nanka Ecco cosa stava dicendo alla fine. Come farci ad avere un corpo così orrendo in un mondo così splendido? Pazzesco. Ah, il muro di Gerico è crollato. Oddio mio. Che cosa ha tirato fuori sta pagina nera. Mamma mia. Arigato. Okage de tasukatta yo. Kimi tachi ni wa sewa ni natta kara na. Kakumau gurai o yasui go yosa. Hontou ni machi no hito tachi. Sono hannin no. Qui ovviamente l'abbiamo già visto, quindi possiamo andare avanti. Ecco, e qua adesso, per una sorta di finale alternativo, non gli diciamo la verità. Però come potete notare... Però come potete notare...
ora capite che comunque l'epilogo, il finale è sempre lo stesso, anche se si risponde in maniera diversa. E qui adesso possiamo ritornare indietro e ritornare ovviamente da Popola, e una volta fatto ciò sarà la volta di vedere come si è modificato anche il Cerbero, ovvero il cane che, diciamo, presiede o comunque comanda gli avvenimenti di facciata. Ma intanto, Nanda Kore Tegami Aitsuna Haitatsini Atetamonoda Kitanai Jidana Oi Tehomite Hishini Nazotandaro Nante Kaite Arunda Soro Soro Aitsumo Kirikoro Daro Ikuzo. Aveva scritto la lettera. Kaine, shitotsu kiite ii ka? Nanda? Umi no mamono to no tatakai de mamono o kyohaku shite ta daro. Ano mamono ga haitatsuin no koto o mamotteru tte doushite wakattanda? Sana. Una semplice sensazione. Soka. Ovviamente no. Gliel'ha suggerito Tyrant e noi adesso l'abbiamo sentito. Abbiamo avuto la conferma di tutto ciò. E inoltre la ragazza, o per meglio dire l'ombra, aveva scritto la lettera. Quindi era riuscita nel fare ciò che il postino le aveva insegnato. Solo che noi, ovviamente, non ce ne siamo mai accorti. Perché Kainé, astutamente, ha preso la lettera. Vi ricordo che Kainé non vuole che noi sappiamo quello che adesso stiamo scoprendo. Noi stiamo rivivendo la storia sotto gli occhi di Kainé. E Kainé ha già vissuto queste cose così come le abbiamo vissute noi. Solo che Kainé, a differenza nostra, conosce le ombre. Capisce le ombre, perché lei stessa è una mezza ombra. Noi abbiamo scoperto alla fine della prima run che le ombre in realtà sono gli esseri umani. Ma non sappiamo. Cioè, fino a questo momento non sappiamo ancora la verità. E quindi le trattiamo come ombre, come un qualcosa di negativo. Incredibile. Ma detto ciò, ci becchiamo alla prossima. Bye bye.